presidente tedesco, abbiamo parlato oggi dei 12 punti, delle 12 proposte dell'ordine dei commercialisti da presentare quindi alla politica, una politica che vi ha abbandonato, diciamo, in questi ultimi anni. Una politica che non ci ascolta, una politica che non ascolta i professionisti, non ascolta i commercialisti in particolare, che non ascolta i tecnici del settore, voglio dire, una politica che fa le leggi ed emana centinaia, se non migliaia di commi e di norme anche in tema fiscale, senza parlare poi con coloro che sono gli esperti della materia. Sono 12 proposte, ma l'importanza dell'incontro di oggi, ora al di là di ripresentare 12 proposte alla politica, era l'approccio, era il fatto di i commercialisti incontrano la politica per un paese migliore, quindi era un urlare alla politica: ascoltateci, sfruttateci, utilizzate le nostre professionalità, le nostre competenze. Invitare la politica a non essere così, tra virgolette lo dico con il rispetto, ma non essere così arrogante nel fatto che quei candidati vengano eletti e possano legiferare a vantaggio dell'Italia, non significa che sono i più esperti, i più competenti. Allora ci vuole l'umiltà nell'approccio, visto che devono legiferare, siamo contenti di loro possano fare le nostre veci e possano occuparsi della nostra nazione, però è importante che comunque loro con umiltà si approcciano ai problemi ed ascoltino i professionisti. Quali sono le difficoltà maggiori della vostra categoria? Ma le difficoltà maggiori sono la mattina a leggere il Sole 24 Ore e apprendere di nuovi adempimenti che vengono imposti, i quali sappiamo che i nostri clienti non sono disposti ad erogare ulteriori somme, ulteriori per un'altra attività professionale, un'altra prestazione, e quindi essere costretti comunque a sobbarcarci l'onere. Noi lo vogliamo anche fare, tra l'altro siamo ben contenti di contribuire alla lotta all'evasione, però se il fisco italiano è primo per l'innovazione tecnologica, questo lo deve ai commercialisti, perché sono fatti carico dell'innovazione di tutto il sistema fiscale. I commercialisti legittimamente chiedono il riconoscimento della loro professionalità, chiedono cose a mio avviso di buon senso, a partire da un'introduzione graduale della trasmissione digitale della fatturazione. Noi ovviamente non potevamo e non potremo in futuro lavorare su una scelta volontaria, abbiamo dovuto inserire l'obbligatorietà proprio perché abbiamo interesse a tracciare i movimenti economici in questo paese, e su questo i commercialisti danno un grandissimo supporto alle istituzioni. Per questo è necessario lavorare ancora di più per riconoscere loro non solo uno sgravio per gli sforzi di ammodernamento che fanno, ma anche per riconoscere effettivamente la risorsa che sono per le istituzioni del Paese. Semplificare tutto ciò che è il loro lavoro. Io vedo un problema nel mondo dei commercialisti, ma un po' in tutti i settori. Il fatto che la burocrazia ci crea difficoltà, ci sono tanti adempimenti, le piattaforme sono sì innovative, come diceva il Presidente all'interno, però comunque sono complesse, non comunicano tra di loro. Il Movimento 5 Stelle ha questo nel programma, cioè sburocratizzazione di tutti gli enti e unificazione di tutte quante le piattaforme, in modo che possiamo un domani avere commercialisti che hanno una burocrazia molto più snella e che si possano dedicare realmente a fare il loro lavoro, e cioè andare a consigliare e a fare progetti con i propri clienti e non a perdere tempo una continuazione con tutti questi documenti avanti e dietro. Come mai non hanno fatto nulla, ma non solo sulla sburocratizzazione, io mi domando come mai non hanno fatto nulla su tutti i programmi, su tutti i punti dei programmi. Quindi ci ritroviamo, la risposta è semplice, le cose le promettono, poi non le fanno, e come lo hanno fatto in passato faranno in futuro, non porteranno a termine quello che hanno scritto nei programmi, mentre invece il Movimento 5 Stelle, se andrà al governo, porterà a termine quello che ha scritto nei programmi. La domanda che lei mi ha fatto è proprio una domanda intelligente, ed è quello che io sto dicendo: se avessero voluto fare le cose, le potevano fare fino ad oggi, non arrivare in campagna elettorale e prometterle. Professore Grassi, partiamo dalla frase del presidente tedesco dell'Ordine dei Commercialisti: la politica ci ha abbandonato.
Beh, la politica ha abbandonato quasi tutte le professioni, se non tutte in realtà. Le 12 proposte che abbiamo oggi avuto modo di osservare sono quasi per intero già parte del programma del Movimento 5 Stelle. Voglio sottolineare che il Movimento 5 Stelle ha concentrato la sua attenzione innanzitutto sulle commissioni tributarie, che vanno riformate, bisogna trasformarle in giudici specializzati, probabilmente attribuendo le competenze delle commissioni tributarie alla Corte dei Conti, e poi molto sentito da parte di tutte le professioni la reintroduzione delle tariffe minime professionali, il provvedimento sull'equo compenso, tutto è fuorché equo, è un provvedimento iniquo, scusate il gioco di parole. Abbiamo parlato anche in un precedente incontro con gli avvocati proprio di questo. Sì, il problema è il medesimo. Tra l'altro, quello che io non ho mai compreso dell'abolizione delle tariffe minime professionali è per quale ragione si fa passare per libera concorrenza un comportamento che di fatto consente il dumping rispetto alla prestazione intellettuale. Il dumping è vietato per le merci, ma poi sarebbe consentito per le prestazioni intellettuali. Mi sembra un evidente controsenso.